côté là. Après on descend en manche, après il y a le pantalon de bois, remontez. Mio cognato era guida alpina, era espertissimo mio cognato. Se ci fosse stato solamente un segnale di pericolo, non sarebbe partito con mia sorella, ok? Marito e moglie non sarebbero partiti lasciando a casa due figli. Quindi io dico, l'autorità predisposta a fermare le persone, visto il clima che c'era, visto i giorni precedenti, dov'è? Esiste un'autorità? Perché se non possiamo forare il ghiaccio e se i soccorritori non possono mettere i piedi a terra perché sono in pericolo loro stessi, nel 2022 io non tollero che non possiamo andare ad utilizzare strumentazioni più adatte, perché ci sono delle vite umane lì sotto. Mia sorella magari, anche ieri, magari era anche ancora viva. Quindi noi restiamo lì ad attendere cosa? Cosa stiamo attendendo? A sentire gli elicotteri che girano? E la sorella di Eric. Sulla base delle... Noi diciamo che si tratta di un evento eccezionale se non unico e questo lo testimoniano anche molti esperti che conoscono la materia, che c'erano anche tante delle guide alpine diciamo sul fronte e quindi persone ben a conoscenza della situazione, dopodiché capiamo lo stato d'animo dei parenti e degli amici, delle persone che in questo momento sono state colpite.